Amici di Atti Sport 24, bentornati. Nuova puntata di 2 metri la palla a nuoto vista da vicino. Continuiamo ad occuparci delle semifinali playoff del campionato di Serie A2 femminile e per farlo è venuto a trovarci il difensore del Cosenza Pallanuoto, Sara Zaffina. Ciao Sara, benvenuta. Grazie di aver accettato il nostro invito. Ciao, buongiorno, grazie a te. Un Sara, piacere. iniziamo la nostra chiacchierata da gara 1, partita sofferta nella quale il Cosenza ha chiuso in svantaggio la prima parte di gara e poi ha rimontato e operato il sorpasso nei secondi 16 minuti. Come avete archiviato questa vittoria contro il Rapallo? Che indicazione vi ha dato il match di domenica? Allora, sicuramente la partita è stata molto tirata, effettivamente due squadre che si sono date ribattute colpo su colpo, sono state in vantaggio prima loro, anche di due reti, siamo state molto brave noi a riuscire a rientrare in partita contro una squadra comunque molto, con molta storia, molto esperta e poi alla fine sulla lunghezza siamo riuscite noi ad andare in vantaggio e a finire la partita con due gol di vantaggio. Il che è importante anche in ottica del ritorno, perché come sappiamo è sulle due gare, la semifinale playoff, quindi anche un gol, due gol di differenza. E aggiungo solo con il computo della differenza reti. Sì, esatto, quindi due gol possono essere poco, come magari domani vedremo che sono tutto, perché anche magari un gol a volte lo. Cioè, se a volte su una difesa ci andiamo un po' leggere pensando che non sia importante, invece in questo tipo di formula che abbiamo con la differenza reti, qualsiasi azione è fondamentale. Abbiamo archiviato la prima partita consapevoli che possiamo giocarcela contro tutte, non abbiamo paura di nessuno. E nello stesso tempo però sappiamo che al ritorno ci sarà da fare una gran bella battaglia perché giustamente anche loro vorranno ribaltare il risultato dell'andata in casa loro davanti al loro pubblico. Quindi Certo. siamo preparate anche a questo qui. Quale credi che sia stata la scintilla che vi ha permesso di ribaltare lo svantaggio iniziale e poi riuscire ad incamerare l'intera posta in palio? Cosa è scattato nella vostra testa nella ripresa? Allora, è una caratteristica che abbiamo dall'inizio dell'anno. Nel momento in cui vediamo che stiamo lì per cedere, o comunque agli occhi degli altri stiamo per cedere, tiriamo fuori proprio la squadra che è noi. Noi non siamo tantissima a livello proprio numerico, però abbiamo una grande forza che è quella dell'unione, l'unione di intenti. E anche questa volta siamo riusciti, come si suol dire, a togliere il coniglio fuori dal cilindro, nel senso che ci siamo unite ancora di più, non ci siamo disgregate come magari era pensabile succedesse, ci siamo unite ancora di più, abbiamo stretto i denti e anche stavolta ce l'abbiamo fatta ad avere noi la meglio. Vi siete sicuramente ritrovate insieme a Mister Fasanella. Non so se avete avuto il tempo di rivedere il video, ma quali sono state le analisi sul primo match della serie con le Liguri? Eh beh, una squadra, il Rapallo, come già sapevamo, è una squadra con un ottimo allenatore, un'ottima squadra proprio nell'insieme, con qualcuna che è, diciamo, non voglio dire migliore, però ecco, magari dà qualcosa in più rispetto alle altre. Quindi sappiamo bene dove dobbiamo andare, dove magari fare più attenzione. Magari ci ha un pochettino trovati impreparati, ecco, domenica, quindi ecco il motivo per cui siamo andati sotto di due reti. Ma diciamo che è una cosa che abbiamo già preparato ancora prima di gara 1, quindi la gara 2 sarà una conferma di quello che abbiamo già fatto nella prima partita. E domani, ritmo proprio da tamburo battente, si ritorna in acqua, in Liguria per la decisiva gara 2. Tre risultati paradossalmente a vostra disposizione, perché una sconfitta con un gol di scarto vi spalancherebbe comunque le porte della finale, stavolta al meglio delle tre contro la Napoli Nuoto. Allora inizio col chiederti che tipo di partita ci dobbiamo aspettare. Sicuramente il Rapallo che cercherà di vincerla perché, mentre come dicevi tu, giustamente noi avremmo tre risultati a disposizione, mentre loro ne hanno solo uno, cioè vincere almeno, cioè per portarla sui rigori, due gol di vantaggio o per vincerla direttamente tre gol di vantaggio. Quindi
Mi aspetto una partita molto intensa, con un ritmo molto alto, da parte loro, ma anche da parte nostra, perché non siamo una squadra che vogliamo fare calcoli su pareggi, vittorie, cioè sconfitte di un gol. Andiamo lì per cercare di prendere i 3 punti, quindi di prendere la vittoria. Non abbiamo altro obiettivo. E in queste circostanze quanto è vietato fare calcoli? Perché ti faccio un parallelo con il calcio, a volte finché esisteva la regola dei gol segnati in trasferta e potevano valer doppio, c'era chi provava a gestire e magari tante volte ha pagato dazio a questa scelta. Allora ti chiedo, in questo contesto, pensare di dire cerco di gestire per limitare i danni, esco magari anche con la sconfitta di un gol e mi qualifico, quanto può essere deleterio? Secondo me è proprio un suicidio, fare questo ragionamento è proprio da suicidio, non è pensabile, perché la pallanuoto anche in un secondo può cambiare tutto. Quindi il nostro obiettivo è quello di andare domani via Rapallo per cercare, come dicevo prima, di vincere senza fare alcun calcolo, perché andare a fare calcoli, ci sono troppe incognite, cioè, magari, non so, un gol preso all'ultimo secondo da metà campo, ne faccio un esempio, non si può andare a giocare una partita cercando di fare calcoli su pareggi, sconfitti, un gol. Personalmente non è una cosa che ritengo opportuna. Chiudiamo la nostra chiacchierata con l'ultima battuta. Quali saranno i fattori decisivi per provare a portare a casa il match e staccare, come dicevamo all'inizio, poi il pass per la sfida che domenica, praticamente in un autentico tour de force, vi vedrebbe poi nuovamente in acqua? Dov'è che si vince questo match? Penso che si vinca continuando a giocare da squadra. Prima cosa in difesa, cioè rimanendo unite, così come abbiamo fatto tutto quanto l'anno, quindi non dobbiamo cambiare nulla di quello che abbiamo già fatto, di quello che siamo. Rimanendo unite in difesa, perché poi in attacco la soluzione si trova sempre, ma se rimaniamo compatte, penso che ce la possiamo fare. Va bene, siamo così al termine della nostra chiacchierata. Ringrazio Sara Zaffina per averci fatto compagnia e do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Ciao Sara, grazie. Grazie a te, ciao.